C'è di una vista, è Franco Grillini. Presidente, buonasera. Buonasera. Eravamo candidati alle amministrative del 2008 ed è stato il collega di ruolo più vivace, più con quella vis polemica, intellettuale, più accesa rispetto a tutto il resto della pletora. E mi sono divertito e conservo di Grillini un ricordo bellissimo. Le dichiarazioni di Cecchi Paone, anche perché il primo a parlare dei gay calciatori fu lei, che disse in buona sostanza: se scioperassero i gay nel calcio, non ci sarebbe più il calcio. Sì, perché sono parecchi e ovviamente si vocifera, c'è qualche pettegolezzo, però poi alla fine io sono tra coloro che rispettano la privacy, il diritto di dirlo o di non dirlo per chi lo vuole dire. Non c'è dubbio che nel calcio ci sia una difficoltà in più, prova ne sia del clamore di questa discussione, del clamore delle dichiarazioni, se così si possono chiamare, perché secondo me in realtà sono sparate volgarotte di Cassano. Oggi il giornale di Bologna, il Carlino, le chiama Cassanate. Queste sparate volgarotte che, ahimè, finiscono per legittimare e alimentare quell'omofobia spicciola da bar sport, appunto, per stare in tema, che è poi quella che porta le prese in giro ed è prodromo poi delle aggressioni, delle violenze e via dicendo. Insomma, questo rifiuto della diversità, questa omofobia spicciola, diffusa e via dicendo. Il punto è che Cecchi Paone, ovviamente il suo mestiere è quello di fare buon tempone, di dire anche la verità. Perché questo che è successo, io ho detto la verità, statisticamente l'omosessualità è il 10%, se c'è una squadra composta di 23 persone ce ne saranno almeno due. E poi Paone si è divertito anche a parlare di metrosexual ed è stato molto divertente vedere Cassano che non sapeva assolutamente cosa doveva dire, quindi lì abbiamo visto tutta l'ignoranza Però di mi creda, questo Presidente, ragazzo milionario. sì, io la ricordo in queste due occasioni di vita personale, quindi racconto un'esperienza privata, quando eravamo alla tribuna politica di Rai 3 e lei disse a Storace una cosa bellissima e lì l'ho apprezzata ancora di più. Gli disse: ma smettila, che hai fatto il militare a Bologna. Ha detto delle cose aneddotiche e ci abbiamo sorriso sopra. Io ho apprezzato sempre e da sempre proprio il suo garbo, poi ognuno è padrone di fare quello che vuole e di dire ciò che vuole. Questa sera non ci siamo buttati nell'argomento che poi ha avuto anche una declinazione abbastanza popolare, populistica e quindi non piaceva, ma perché noi abbiamo lanciato un sondaggio che è stato grandemente partecipato, è tuttora molto partecipato, dal quale emerge un dato che io vorrei discutere con lei perché a me sembra una gran fesseria. Tutti dicono, con tutto rispetto per chi lo dice, allora, o abbiamo un pubblico, e io in gran parte lo considero assolutamente superiore, o c'è qualcosa che non va nelle percezioni che io colgo nella quotidianità. I pregiudizi fanno ancora parte della nostra cultura. Se tuo figlio ti dicesse: mamma, papà, sono gay e lesbica, mi sposo uno straniero, mi faccio prete o suora. Hanno risposto tutti dicendo, a parte no, qualcuno ha detto no, mai prete e suora. Sull'omosessualità, sulla sessualità dei figli, hanno detto: se sono felici loro, siamo felici noi. Possibile che tutti sono votati alla felicità dei figli e che non esiste una resistenza pregiudiziale, culturale rispetto a questo fenomeno? Beh, i figli sono piezze core, come si Ho suol capito, dire, no? Presidente, però non me c'è. Allora tutti i ragazzi che conosco io che Guardi, soffrono. è la risposta che diede mia madre a metà degli anni Ottanta quando gli parlai della mia omosessualità. E mia madre era una persona analfabeta, quindi questo la dice lunga sul fatto che i pregiudizi alle volte sono radicati anche per ragioni che ci sfuggono. Il problema qual è? Che il mondo è cambiato. Abbiamo lavorato per 30 anni per cambiarlo, e quindi qualche successo l'abbiamo portato a casa e quindi oggi ci sono i genitori che dicono se sono contenti loro, siamo contenti anche noi, anche Ecco, perché certo. viviamo in un mondo dove Hollande, François Hollande, appena vinto le elezioni in Francia, smentendo le tesi di Fioroni. Io gliel'ho detto anche in diretta oggi al leader del PD L'ho sentito.
chiacchierarci sui matrimoni gay faccia perdere voti, che siano questioni che fanno litigare il centro-sinistra, che impediscono al centro-sinistra di dialogare con un'area di destra libera uscita, bla bla bla, sono balle, perché François Hollande ha vinto avendo nel suo programma matrimoni gay, adozioni, seminazione assistita, omogenitorialità, di tutto di più, e per di più persino il presidente Obama. Ha fatto una scelta che è assai più rischiosa di quella che potrebbe fare anche se il quella leader più... del PD sì, d'Italia. Sì, certo, certo, però la scelta vera l'ha fatta proprio nel solco di una tradizione socialista francese, quasi a ricordare Rocard, proprio Hollande come ha ricordato lei presidente. Ombretta, ma è un problema mio, Ombretta, parlo malissimo, quindi è facile che non mi capiate. Non ho detto questo, ho detto un'altra cosa, ripeto e lo faccio con la presenza del presidente. Siete poi nazional popolari, siete di un populismo un po' becerotto, lo dico con affetto, quando sento dire ho tanti amici gay, gente meravigliosa, sì, io questo con... è veramente insopportabile. È insopportabile perché Grillini se si incazza si incazza, io lo trovo una persona bella, raffinata per i suoi, poi della sua sessualità a me non frega niente, come a lui della mia non frega altrettanto. Quindi è bello quello che scrive Roberta, quando dice Roberta Donati, che salute, scrive qualsiasi scelta fatta dai figli, e torniamo alle parole del presidente. Qui il problema è che non è una scelta, questa è un'antica discussione che esiste addirittura anche all'interno del movimento sessuale. Un mio carissimo amico, ex presidente Arcigay, invece sostiene il contrario. Sta di fatto che uno si scopre omosessuale, ma non è che lo sceglie. È chiaro che sì, se tu vivi in un mondo e hai la possibilità di scelta, scegli la via più facile, non scegli la via che ti mette in conflitto col conoscendo mondo. Roberta Donati, il messaggio poi ha una sua asetticità e così spersonalizzante, presidente, ma questo voleva dire in buona sostanza, eh? Certo, perché certo, poi certo. Chiude bene da madre attenta, qual è, credo che sia Roberta Donati, che conosco tra l'altro, che dice ma i pregiudizi esistono. Poi ne scrive uno, Monica, che è di una bellezza assoluta, il più grande amico di mia mamma era gay, purtroppo conosco la sofferenza e per i miei figli non lo vorrei, baci Monica. C'è tutta un vissuto in questo messaggio. Però lo sapevo che avrebbe detto, però, presidente, apposta gliel'ho letto. Sì, attenzione, perché una delle conquiste che abbiamo fatto e che è emersa, secondo me, il dato più eclatante della inchiesta dell'Istat sulla condizione omosessuale presentata il 17 maggio nell'aula del Parlamento assieme al presidente Fini, alla sala del Mafomondo, era che ci sono 1 milione di omosessuali che si dichiarano. Poi ovviamente, nonostante l'invito dei relatori che dicevano questi non sono la quantità di omosessuali che sono in Italia, sono quelli che si dichiarano, invece poi i giornali il giorno dopo se in Italia c'è solo 1 milione. Vabbè, pazienza. Ecco, adesso prego, un prego. Un milione di omosessuali si dichiarano. Quando ho iniziato la mia militanza saremmo stati in Italia 500-600 se si dichiaravamo. Adesso sono 1 milione. Quindi vuol dire che loro l'hanno detto, per dichiararsi vuol dire che l'hanno detto alla famiglia, agli amici, sul luogo di lavoro, che lo sanno tutti. Allora 1 milione vuol dire, questo milione frequenterà almeno un'altra 50 di persone, vuol dire che ormai non c'è più nessun italiano che non conosca persone omosessuali. Questo ha cambiato radicalmente la faccia del problema, quindi tutti sanno che esistono gli omosessuali. Ovviamente cos'è che è rimasto? È rimasta la coda di un maschilismo becero, che è quello che abbiamo sentito dalla bocca di Cassano, che è ancora molto forte in Italia, che è un maschilismo ovviamente. Cassano che presidente da Fazio disse ha avuto 500-600-700 donne e le ha pagate quasi tutte, però per averle, stiamo parlando di questo. Se dimentichiamo il pulpito, se dimentichiamo il foro d'uscita della dichiarazione. Sì, poi sul mio Facebook, io non so se è vero, ma una persona ha detto che la sua fidanzata è finita al pronto soccorso diverse volte, ma insomma. Ma queste non so sono vero, cono neanche, ecco, appunto, se non è so una questione, è una questione, è una cosa dolorosa spesa. Se fosse vera, e ci permettiamo ancora una volta di rilanciare il nostro impegno contro tutte le forme di violenza, contro tutti gli esseri viventi. E io, Danilo, non so che dirti, e se tu sei Danilo e sei gay di Roma, sai che io ho fatto un calendario, mi sono sempre prestato, mi prendete sempre per il culo perché vi faccio ridere. Ho detto un'altra cosa.
Io vivo i miei amici e tra questi ci sono anche amici che hanno una sessualità homo. Sono lei, la mia migliore amica è lesbica, ma non mi interessa con chi va a letto. Quando dite tutti gay, ho un sacco di amici gay, tutta gente meravigliosa. No, ci sono degli stronzi tra loro come tra noi, ma non bisogna fare questo gioco. Esistono gli esseri viventi, le persone che hanno una loro sessualità, è diverso. Punto. Esistono le E persone basta, con, che hanno i loro Presidente, su, diritti, che hanno i dai. loro diritti. Attenzione, perché siamo qui a discutere di questa cosa? Perché c'è un tot di persone che passano la loro esistenza dal fastidio agli omosessuali. Perché sono persone sfigate, sono persone depresse, sono persone sconfitte dalla Tutto quello che vita, vogliamo, ma Presidente. se non ci fossero i razzisti, se non ci fossero gli omofobi, non ci sarebbe questa specificazione, non ci sarebbe più bisogno di avere delle associazioni di settore. Non ci sarebbe bisogno dei gay Poi la pride, tengo per perché 40 secondi, Presidente, perché già siamo fuori. Allora scrive Andrea, secondo me il danno non lo ha fatto Cassano, è quello che è poverino. Ma c'è chi paone, deve vendere un libro per caso. Ho detto, Grillini lo fa con degli strumenti e una formazione intellettuale anche diversa. C'è chi paone è un ragazzo esuberante, evidentemente si è buttato in mezzo alla più grande della cosa inutile, sapendo quale amplificazione dà il calcio, delibera il calcio. Poi Claudio scrive invece un messaggio bellissimo. Davide, beh, vorrei sì. dire a questo ascoltatore che dice questa cosa che le stupidaggini le ha dette Cassano, non c'è chi paone, Però attenzione. Presidente, io mi Questo di creda. scambiare vittime carnefice No, è una però c'è vecchia chi paone che questione. va lì e dice io va con chi te pare, ma non è un problema che poi lui. Vabbè, ma uno può alzare le spalle e può ignorare, se invece uno, come dire, becca, come si dice qui a Bologna. Allora, il problema sono le stupidaggini che dici, questo è il punto vero. Poi c'è Tra Clau. l'altro, Prego, prego, Presidente. vorrei fare notare una cosa, che io ho provato ad andare a vedere oggi i siti sportivi e lì veramente c'è l'ira di Dio. Quindi nascondono, censurano. No, nei siti Ah. sportivi quando si risponde a questa questione, anche al mio comunicato di ieri, io ero molto arrabbiato. E ho fatto un comunicato stampa dove dicevo che ci dovrebbero essere delle sanzioni severe per chi fa queste cose. Tra l'altro, io ho un compagno particolarmente sportivo, È particolarmente bello e giovane se ancora lui. lasciamo perdere queste cose perché, ma il particolarmente sportivo, tra l'altro, è stato il mio consulente tutte le volte che sono andato a quelli col calcio, prima con Bene. l'avventura, poi con la. E lui mi ha detto, sì, vabbè, ha detto questa cosa, ma non ci potete togliere l'unico attaccante decente che abbiamo nella squadra. Pensi E poi ha come? detto, e poi fa, ma quello non è omofobo, è barese. C'è stato il Per cui è commento del stato, giornale. pensi un po', pensi un po'. Presidente, io la saluto con un bel messaggio, Claudio, bello. Davide, i pregiudizi ci sono finché non si toccano, allora pensi e maturi e cresci e io mi auguro che quanto prima si possa vivere tutti su un pianeta migliore. Presidente, un saluto a lei e ai suoi affetti più cari, a presto. Un saluto anche a voi, buona Grazie, serata. grazie, grazie a Franco Grillini.